Da sabato notte il Venezuela è di nuovo al buio. Ospedali e uffici pubblici chiusi, servizi essenziali sospesi. Per questo motivo Maduro ha annunciato alla nazione un piano di contingentamento dell'energia elettrica per consentire la riparazione delle infrastrutture energetiche. In molte zone del Venezuela mancano anche il gas e l'acqua e in assenza di alternative ecco come i cittadini di Caracas si riforniscono d'acqua. La fila può durare anche ore e nella disperazione c'è chi prende l'acqua dai canali di scolo nelle gallerie. Il rio Guaire attraversa la città di Caracas ed è utilizzato anche come valvola di sfogo per le fognature. Ecco perché si teme un'epidemia di colera da un momento all'altro. La Caritas venezuelana non smette di raccomandare ai cittadini di bollire l'acqua e in assenza di fuoco di lasciare le bottiglie di plastica esposte al sole per almeno 2 giorni. Protestiamo, dice questa signora, perché siamo senza luce ormai da un mese, non abbiamo acqua potabile, quel poco di cibo che abbiamo è impossibile conservarlo. Queste sono le ragioni per cui protestiamo.